Montanari, la Tira Basket si prepara a tornare in campo per l'inizio dei play-in Silver. Subito una partita importante contro una squadra blasonata come Cagliari, una squadra che ha comunque una storia appunto importante. Come è arrivata a questa partita, che immagino sia anche stimolante, no, da affrontare? Sì, è una partita stimolante perché stiamo entrando in una fase molto importante del campionato e specialmente in queste 2 settimane dove abbiamo avuto il weekend di riposo ci ha aiutato perché comunque abbiamo risistemato un po' le idee a livello tattico e soprattutto abbiamo lavorato molto bene sulla parte fisica e atletica e quindi adesso fase nuova sarà molto importante, come dicevo prima, avere le idee chiare, perché in questa fase comunque si pensa a giocare, si pensa a conoscere l'avversario, visti gli impegni che ci saranno una dietro l'altra. Ecco, tu sei uno dei più esperti, diciamo, dell'Attila. Cosa serve, no, in questa fase della stagione, appunto, per riuscire a far bene? Questa parte della stagione vista anche la stanchezza mentale e fisica, sarà molto importante essere lucidi e sicuri di se stessi. È ovvio che ci giochiamo un obiettivo molto importante, quindi come giusto che sia, saranno più che normali anche le pressioni e quindi un salto di qualità di squadra sarà sicuramente gestire queste pressioni e giocare come sappiamo giocare, perché come abbiamo dimostrato il gioco ce l'abbiamo e non ci manca. Ecco, abbiamo detto di Cagliari, poi ci sono anche Viterbo, Formentino, insomma, tutte squadre che hanno una buona tradizione di pallacanestro. Poi sarà anche, diciamo così, una bella avventura, no, andare a giocare a casa loro. Sì, diciamo che quel girone un po' lo conosco, ho giocato un anno a Palestrina, tra l'altro una delle squadre favorite che si trova nelle prime 4 posizioni nel Lazio, e devo dire che è un gioco che è diverso, molto più dinamico e è stimolante per carità, perché comunque ci faremo diverse ore di trasferta, ci saranno molti momenti morti e anche qui sarà molto importante, ecco, rimanere concentrati e pensare a noi e al nostro gioco. Ecco, ti chiedo a tuo modo di vedere se l'Attila appunto può arrivare fra le prime due di questi play-in Silver e andarsi poi a giocare i play-off. Noi giochiamo partita per partita e vediamo il livello che riusciamo a crearci. Il nostro obiettivo è vincere ogni volta che scendiamo in campo e poi alla fine vedremo che risultati abbiamo fatto e dove siamo. Un invito per i tifosi è sabato a venire in gran numero qui al palazzetto. Assolutamente, la fase è una delle più belle, è molto calda, quindi promettiamo di darci tutto l'impegno che abbiamo e di farvi divertire.